1981 nacque Donkey Kong. Per la prima volta si videro Donkey Kong e Mario, che all'epoca veniva chiamato Jumpman. Sì, questo è Mario alle prese con Donkey Kong. Per la prima volta... Oh, attenzione! Sta fiamma gli ha preso al matto. Modo, scendi te, qui, tu dove scendi? Qui, tu dove scendi? Qui. Bisogna saltare i barili, saltare le fiamme, evitare tutto quanto... Mamma mia, ma che sei pazzo a lanciare cose così? E liberare la principessa, la donna, la sgualdrina, la ragazza. Ecco qua, porco Giuda, che tempismo di merda. Ricominciamo. Che giustamente il gioco c'ha 30 anni, praticamente 33 anni, però ha una sua struttura di gioco abbastanza lodevole, perché lancia completamente random sti cazzo dei barili che non si sa. Ecco. Mamma mia, ma chi so? Ma te dove vai? Mamma mia, che tempismo. Dai, è che l'ho portato a casa. Il risultato è il primo livello andato. Con una certa difficoltà, ma il primo livello andato. Allora, secondo livello, qua abbiamo i nastri trasportatori, le fiamme e una molla idrofoba che va in giro. Ok, allora questo gira là. Vabbè, ha un certo loop, quindi qua non mi dovrebbe prendere. Esatto. Ne andiamo anche col secondo livello, sti cazzi del bonus. Portiamo a casa il risultato. Allora, terzo livello. Qua non mi ricordo che cosa bisogna fare. Forse c'era da togliere questi cosi. Allora, se io scendo qua... Eppure lo sapevo che funzionava così. Lo sapevo, e so un coglione. Ma di quelli proprio patentati, eh. Allora, qua c'era da togliere questi cazzabuboli qua. E in teoria dopo dovrebbe crollare tutto il ciborio, se mi ricordo bene. Eccolo. Ma gioco di giustezza, mamma mia quanto so forte. Prendo il martellazzo. Guarda quella fiamma malefica che sta là. Scendi? Scendi, maledetta. Scendi, cazzo! Ok. Mo basta, basta martello, basta martello, fammi salì. E te l'ho sfangata. Grande! Ho finito il gioco. Esatto. E questa era Donkey Kong. Bella